piace tra lui e lei? No, no, gli voglio fare guerra. Voglio fare guerra. Lei è fascista. È fascista. È fascista. No, invece ci dobbiamo calmare. Ne dobbiamo parlare in un altro momento. E quando ci siamo imparati a parlare tutti quanti la stessa lingua. Ma chi rima? Che sta? Ma chi rima? Che succede? Ma la rosa. La rosa. E tu sta? Tutti sempre. Sembrugliato mezza in ruccola. Oi, è una volta umana, Rosa. Dammi va che camminano qua, Rosa, mano. Sensibilizzare sul cancro proponendo uno spettacolo comico. Questo è l'obiettivo raggiunto dall'evento organizzato a Mondragone dal 14 al 16 febbraio dall'associazione TMT. Il gruppo di teatro amatoriale ha proposto nei tre giorni la commedia Ce pensa mamma di Gaetano e Olimpia Di Maio, preceduta da incontri di formazione e informazione sul tema La prevenzione salva la vita. Due le principali motivazioni che hanno fatto da traino all'evento. La prima motivazione è quella di fare omaggio a Margherita Macera, attrice del teatro TMT di Mondragone, teatro naturalmente amatoriale e morta di recente lo scorso anno. In occasione appunto dell'anniversario della morte, le dedichiamo un testo teatrale al quale stava lavorando anche lei insieme a noi. E il secondo motivo molto molto importante è perché la popolazione sia sempre più informata sulle gravi conseguenze che si stanno avendo in questi ultimi tempi per la mortalità a causa di tumori vari. Nel corso delle tre serate hanno offerto il loro importante contributo personalità del mondo della medicina e della cultura, oltre alle istituzioni locali. Moderati dalla dottoressa Iazzetta, hanno contribuito ad una informazione seria e competente su tutto ciò che ruota intorno alle malattie oncologiche, favorendo inoltre un elevato numero di prenotazioni presso l'ASL locale per screening e controlli preventivi. L'informazione è la base primaria di tutto, perché l'informazione innanzitutto aiuta a far passare la paura, perché dietro questa malattia c'è proprio la paura di sapere e di conoscere. Invece io penso che per combattere un nemico bisogna conoscerlo, perché conoscendolo noi sappiamo pure i punti deboli quali sono e quindi sappiamo dove andarlo a colpire. È importante informare perché è importante far capire l'importanza della prevenzione, una prevenzione che non si può esaurire nello screening, perché lo screening ha un limite ed è l'età. Faccio l'esempio del cancro al seno, il carcinoma alla mammella. In base alle regioni si va dai 45 ai 74 anni, però c'è un'incidenza, un aumento dell'incidenza nelle fasce che non rientrano negli screening, c'è un aumento del 26% delle donne sotto i 30 anni, oppure ci sono donne oltre gli 80 anni che comunque si ammalano di tumori al seno. Quindi la via migliore è appunto informare e soprattutto insegnare sin da bambine, da ragazzine, nelle scuole, ovunque, l'autopalpazione che la donna da sola deve capire quando c'è nel corpo qualcosa che non va. Nell'ultimo appuntamento l'interessante relazione del dottor Armando Dorta, nutrizionista oncologico. Il suo intervento ha sottolineato l'importanza di una nuova educazione all'alimentazione, precisando che abbandonare la propria terra o acquistare prodotti che provengono da territori lontani non sono soluzioni al problema. L'alimentazione è importantissima perché gli alimenti possono essere farmaci se non li sappiamo usare. L'esempio più banale è quando diamo l'acido folico alle donne in gravidanza, non lo diamo per spegnere un gene, in modo che i bimbi nascano sani, anche se la mamma ha un difetto, quindi ha un gene malato. Conoscere il cibo del nostro territorio e saperlo scegliere può aiutarci facendo la distinzione fra vera prevenzione e diagnosi precoce. Quando arriviamo allo screening è già una prevenzione secondaria, significa che quando, anche se lo troviamo in una fase iniziale, significa anni di vita in più, però la malattia è già in atto, noi dobbiamo cercare di evitare di ammalarci, perché dobbiamo eliminare i fattori di rischio, almeno quelli che dipendono da noi. Certo, non possiamo eliminare un'area
inquinata, non dipende da noi, però se io so che fumare mi fa male, se io so che mangiare alimenti che non sono più alimenti, perché noi dobbiamo tornare a mangiare di nuovo il cibo vero, non quello che ci propina l'industria alimentare che sono solo additivi, perché questo a lungo andare sono tutti danni, tutti insulti che noi diamo al nostro DNA, quindi alle nostre cellule, perché poi in effetti il cancro è una cellula impazzita che inizia a riprodursi proprio a causa di questi insulti che nel corso della nostra vita purtroppo noi siamo esposti. Dobbiamo trasmettere delle informazioni banali che abbiamo perduto, dal come fare la spesa a conoscere qual è il cibo nostrano, quello che ci appartiene. Banalmente noi diciamo sempre alle persone: cambiate sempre il posto dove comprate le cose, che noi possiamo avere tantissime sostanze tossiche in bassa dose e non avere nessuna malattia. Se io mangio sempre la stessa cosa comprata alla stessa parte, posso avere soltanto una sostanza che diventa una dose nociva e posso ammalarmi. Conosciamo il cibo, noi siamo, per esempio, quando prendiamo la frutta scegliamo quella più bella, quella più luccicante, no? La mela col verme invece è quella che dovremmo prendere, perché il verme nella mela tossica non ci va. Quindi sono tutte piccole informazioni che non sono processi medici, sono processi culturali che noi cerchiamo di trasmettere alle famiglie, quindi con una vera e proprio scuola di alimentazione, una vera e propria scuola anche di cucina, di strategie di acquisto che vanno oltre e integrano quella che può essere una banale visita medica. Dopo la riflessione, spazio alla commedia. Gli attori divertono e si divertono, offrendo al pubblico uno spettacolo comico esilarante. Un tema così delicato e di vastissima portata è veramente difficile da mettere insieme con un testo comico. In realtà le motivazioni di questa scelta riguardano innanzitutto perché la nostra attrice scomparsa ci lavorava e quindi abbiamo voluto portare a termine ciò che lei desiderava tanto fare. La seconda è che questo testo, che appunto ci pensa mamma, ha come tema centrale quello della mamma, la mamma alla quale guardano un poco tutti i figli, una mamma morta giovanissima, 25 anni, e che regna sovrano nella casa della famiglia Iaccarino, visibile da un quadro bellissimo che rappresenta questo volto di una giovane donna e che è nel cuore di tutti quanti. Tutti vivono in funzione della memoria della mamma. E stai cercando una cucina per fare sta fondana? Non c'è capo, papà, oh! Che fa? Ma c'è sta capo fondana affilata in questa casa? Non dono mai nessuna fondana affilata, allora ci stai mariulo, Infatti, vater! Che è, vater? Sono Gabinetto, come lo chiamate? Gabinetto! Scusate, Giovinotto, come vi chiamate? Agostino a servirvi. Ah, non mi dico il nome, però! È diminutivo di agosto! Settembre, ottobre, secondo me che hanno chiamato proprio Giulio, perché noi qua stiamo tutti quanti spilati. Questo è uno spettacolo che aveva iniziato questa compagnia con Margherita. E quando Margherita ci ha lasciato è stato chiesto a me e ad altri amici di Margherita di dare un contributo e l'abbiamo fatto con il cuore. Rispetto ad altre esperienze di rappresentazioni teatrali che ho fatto, questa volta la motivazione è partita dal cuore, perché ho avuto il piacere di conoscere Margherita, di essere sua amica e quindi anche di partecipare in qualche modo alle rappresentazioni che lei ha fatto nel passato, e questa volta ha assunto tutto un significato nuovo, cioè come se il teatro riuscisse a farla rivivere e a farla stare in mezzo a noi. E tutto questo ha caricato di emozioni la rappresentazione. Quindi anche le prove, il sacrificio, tutto quello che è venuto durante il percorso è stato investito proprio da questo affetto profondo e da questa stima che abbiamo verso la cara amica che abbiamo perduto. È una commedia amatoriale fatta da qualcuno di noi che era più preparato perché aveva solcato già palchi più o meno importanti, altri invece hanno ricordi come me. Ricordi di palchi della gioventù proprio, io ero ragazzo la prima volta che mi sono cimentato,
avevo 17 anni e mi è capitato a 52 di rifarlo. Sono contento, è stata una bellissima esperienza, sono contento perché abbiamo ricordato un'amica che resta nel nostro cuore e ci siamo divertiti, questa è la, sperando di far divertire anche il pubblico e di dare un contributo alla lotta contro il cancro. Noi abbiamo avuto il piacere addirittura di lavorare con la figlia di Margherita durante le prove e vedere la forza di questa ragazza, di parlare di certi argomenti che sono anche all'interno del contenuto della rappresentazione teatrale, veramente mi ha fatto capire che la forza che apparteneva a Margherita non è finita lì, ma è stata trasmessa anche ai suoi figli. È figlia Geppi. È figlia Geppi. E come ti è asciuta, caro figlio, a te? Come mi poteva sci? Ma la hit che là? Ma faccio festa nata voto. Pasca. E la stiamo la dormì. Quella è come se fosse asciuta un grande paliatore. E la luce da parte là, eh.